C'era una volta un uomo molto ricco. Aveva tre figlie. Due di loro erano molto avide ed egocentriche, ma la terza aveva un cuore pieno d'amore e di gentilezza. Un giorno il loro padre ricevette la notizia che le sue navi erano affondate nella tempesta. Il povero uomo aveva perso tutto. E gli rimase solo la sua piccola casa nel villaggio. Le due sorelle avide non erano contente di questa situazione. Tutto quello che facevano durante il giorno era starsene sedute a lamentarsi. Tutte le faccende domestiche erano lasciate a Bella. Dopo un po' di tempo, loro padre seppe che una delle sue navi perdute era arrivata al porto. Immediatamente si preparò per andare al porto e, prima di partire, chiese alle figlie: «Cosa volete che vi porti al mio ritorno?» «Vestiti, scarpe, collane e bracciali!» «E tu cosa mi dici, Bella? Che cosa vorresti?» «Solo una rosa andrà bene, padre!» Il padre arrivò al porto dopo un lungo viaggio, ma nessuna delle sue cose si trovava sulla nave. E nemmeno la nave era utilizzabile. Triste e stanco, ricominciò il viaggio per tornare a casa. Era quasi buio quando raggiunse la foresta. La foresta era buia e fredda e stava nevicando. Condusse il suo cavallo per ore ed ore nella neve. E finalmente vide un castello con le luci accese. Entrò sperando di trovare un aiuto. Era un castello strano. Le luci erano accese ovunque. Il tavolo era pieno di cibo per la cena e c'era il fuoco nel caminetto. Ma non si vedeva nessuno. Chiamò a voce alta, ma nessuno rispose. Infine, non potendo più aspettare, mangiò un po' di cibo dal tavolo e dormì in uno dei letti. Quando si svegliò la mattina, trovò dei vestiti nuovi vicino al letto. Scese le scale. Una ricca colazione lo aspettava sopra al tavolo. «Il castello deve essere di una fata o non mi avrebbe aiutato così. Vorrei poterla ringraziare.» Quando stava per lasciare il castello, notò il giardino delle rose. «Non ho potuto soddisfare i desideri delle mie altre due figlie, ma almeno posso realizzare il desiderio di Bella», pensò fra sé. Ma appena colse una rosa, tutto intorno a lui fu scosso da un forte ruggito. Una bestia cattiva, simile a un leone, apparve da dietro gli alberi. Il padre quasi svenne quando vide la bestia. «Ti ho salvato la vita. Ti ho sfamato. Ti ho dato nuovi vestiti. E tu sei qui a rubare le mie rose. È così che mi ringrazio.» L'uomo si inginocchiò e implorò. Disse che voleva prendere una rosa per sua figlia. «Quello che hai fatto non resterà impunito. Per favore, perdonami.» «Ti perdonerò, ma ad una condizione. Parla con le tue figlie e se una di loro accetterà di vivere qui con me, io ti risparmierò la tua preziosissima vita.» L'uomo salì sul suo cavallo e tristemente tornò sulla strada di casa. Quando arrivò, le due sorelle avide ascoltarono la terribile storia di loro padre, ma non sentirono neanche la proposta della bestia. Ma Bella non si comportò come le sue sorelle. «Padre, se me lo permetti, accetterò io di andare dalla bestia.» Le due sorelle accettarono immediatamente perché pensavano che tutto ciò che era successo fosse colpa sua.
Triste e senza speranza, il padre portò Bella al castello. Quando arrivarono, tutto era come prima. Il cibo era sulla tavola e non c'era nessuno lì intorno. Ma appena si sedettero e iniziarono a mangiare, arrivò la bestia. Bella iniziò a tremare di paura, perché la bestia era spaventosa, proprio come aveva detto suo padre. La bestia chiese con voce morbida: sei venuta qui per tua volontà? Sì. Allora domani mattina tuo padre andrà via e non tornerà mai più. Quando si alzò la mattina, Bella sapeva che suo padre se n'era andato e trovò una ricca colazione ad aspettarla sul tavolo. Girovagò un po' nel giardino. Si sentì triste quando guardò le rose. Poi entrò a fare un giro nel castello. Una delle porte era piena di rose. Si domandò se... Aprì la porta ed entrò dentro. La stanza era decorata proprio come piaceva a lei ed era piena di libri, fiori e strumenti musicali. Pensò che chi poteva preparare una stanza così non avrebbe mai fatto del male a nessuno. Allora prese un libro. Sul libro c'era scritto in lettere d'oro: mia cara regina, ogni tuo desiderio è un ordine. Vorrei vedere mio padre adesso. Appena Bella disse ciò, suo padre apparve nello specchio della stanza. Bella fu così sorpresa. Vedere suo padre la rese di nuovo felice. Quella notte a cena, la bestia apparve di nuovo. Mi permetti di guardarti? Sei tu il padrone, per quale motivo me lo chiedi? Non è così. Il castello ti appartiene ora. Se vuoi, posso andarmene. Bella fu molto sorpresa dalla sua risposta. Voglio chiederti una cosa. Credi davvero che io sia brutto? All'inizio non sapeva cosa dire. Poi alzò la testa per guardare la bestia e a noi come a dire di sì. Beh, allora mi sposeresti? Stavolta Bella rispose duramente. No! La bestia se ne andò e lasciò Bella da sola. La bestia faceva visita a Bella ogni sera per cena e la trattava in modo gentile. I giorni passavano e Bella si stava abituando alla bestia. Vorrei che non fosse così brutto. Passarono un po' di mesi. Bella non era più spaventata dalla bestia. Anzi, lui cominciava a piacerle. Ma un giorno vide nello specchio che suo padre era molto malato. Corse dalla bestia e gli chiese di lasciarla andare a casa perché voleva prendersi cura di suo padre. Naturalmente puoi andare, ma se non tornerai io potrò morire di tristezza. Tornerò qui fra una settimana, te lo prometto. La bestia diede un anello a Bella. Se avesse messo l'anello sul comodino e si fosse addormentata, si sarebbe risvegliata nel castello. La mattina dopo si svegliò nel suo letto a casa di suo padre. Corse immediatamente da lui. Quando suo padre la vide, fu così felice che si sentì meglio. Nel pomeriggio, le sorelle di Bella, che si erano sposate da poco, vennero a far visita al padre. Quando trovarono Bella a casa, diventarono furiose d'invidia e rabbia e decisero di ingannarla. Facciamola restare qui una settimana in più, così la bestia arriverà e la ucciderà. Le due sorelle andarono da Bella, piangendo, e le dissero che non volevano separarsi ancora. Bella promise di restare una settimana in più.
Non molto tempo dopo, Bella si rese conto che le mancava la bestia. Un giorno sognò che lui giaceva al suolo senza vita nel giardino del castello e si svegliò spaventata. Quello che sto facendo è crudele ed egoista. Allora immediatamente tolse l'anello dal dito, lo mise sul comodino e si svegliò il mattino dopo nel castello. Aspettò la bestia tutto il giorno, ma lui non era da nessuna parte. Aspettò ore ed ore, ma lui non arrivava. Improvvisamente corse nel giardino. La bestia giaceva al suolo senza vita, proprio come nel suo sogno. Bella corse vicino a lui e lo abbracciò. Il cuore della bestia stava ancora battendo. Aprì a malapena gli occhi e parlò con difficoltà. Ma io ti amo e voglio sposarti! E in quel momento qualcosa di magico accadde. Subito il castello divenne più luminoso e bello. Bella si guardò intorno meravigliata e poi si girò di nuovo verso la bestia. Ma dove prima c'era la bestia, ora c'era un giovane e bellissimo principe. Quando lo vide così bello, iniziò a piangere. Chi sei tu? Dove è andata la bestia? Il principe si alzò e iniziò a dire: io sono la bestia. Una strega cattiva mi ha fatto un maleficio. Mi ha trasformato in un orribile mostro. Se tu non avessi detto di amarmi e di volermi sposare, avrei dovuto vivere come una bestia per sempre. Quando sentì queste parole, Bella fu ancora più felice. Con il suo cuore buono, aveva trovato il vero amore. Bella e il principe si sposarono e vissero per sempre felici e contenti.